Buonasera a tutti. Buonasera, bentrovati. Buonasera. Siamo qui con la coppa. Con la coppa, la tenga lei, buon uomo. Che ecco, allora, no, mi sono sbagliato, buon uomo di là. Ah, ok. Ecco. Ok, questa a chi la diamo? La diamo a una delle due squadre che si giocano alla finale. Chi sono le squadre? Sono il liceo scientifico artistico Volta Fellini di Riccione, che direi ha un buon pubblico, e il liceo scientifico e musicale Albert Einstein di Rimini. E insomma... Attenzione, perché vedremo poi il podio, vedremo attenzione, il risultato del podio. Se lo stanno giocando, però è più i due ragazzi dell'Einstein. E allora direi, taglia che sono il traguardo avanti. Col attenzione. Primo posto l'Einstein. Attenzione, perché ma hai visto che sprint finale? Siccome la matematica è purtroppo è così, datevi la mano, volete baciarvi? No. Vabbè, ho chiesto, non si può chiedere niente. Bene, allora i tre punti li ha vinti. Sapore, squisite, tutte e due. Tutte e due. Quindi? Tutte e due. Però uno bisogna che vinca, no? Non lo so. Sì, no. Sì, oggi non c'è il pareggio. Non c'è il pareggio, no, oggi? Non c'è il pareggio. Non fate quella faccia lì, non c'è il pareggio oggi. Non abbiamo capito chi vince, però non c'è il pareggio. Allora. Quindi Einstein 5. Sì. Volta Fellini 4. In quale anno fu sganciata la bomba atomica? Volta Fellini. 45. 1945. Ed è giusto! Con il punteggio di Einstein 36, Volta Fellini 32, vince l'edizione 2024 della Campanella l'Einstein! Einstein! La squadra, tutta la squadra da festeggiare, complimenti anche al Volta Fellini per essere arrivato fin qua per questa finale!